In viaggio verso il Pacifico, l'oceano che da solo rappresenta un terzo globo, alla ricerca dei suoi segreti più lontani, nel tempo e nello spazio. Prima destinazione, Samoa. Si bagnano ancora nell'oceano Pacifico le parole di Robert Louis Stevenson, lo scrittore scozzese i cui romanzi dall'Isola del Tesoro al Dottor Jekyll e Mr. Hyde hanno nutrito l'immaginazione di intere generazioni. Vedevamo molte isole, ma erano della stessa materia di cui sono fatti i sogni e svanivano in un attimo per poi ricomparire in un altro luogo e a poco non soltanto isole, ma fulgidi e rotanti fuochi cominciavano ad ornare l'oscurità. È lungo e intenso il viaggio di Robert Louis Stevenson qui nei mari del sud e la bellezza dell'Oceano Pacifico ha sicuramente contribuito moltissimo. La bellezza dell'oceano, che diventa così fonte di ispirazione letteraria e di vita, ma anche il suo tepore, una garanzia per guarire lo scrittore di origini scozzesi dalla tubercolosi, che fin dalla giovinezza non gli dà tregua. Compie 3 viaggi nelle acque di questo oceano Robert Louis Stevenson, insieme alla madre, alla moglie Fanny e ai 2 figli di lei. Vede Tahiti, le isole Marchesi, le Tuamotu, le Hawaii, Kiribati e infine Samoa, dove si ferma dal 1890 al 1894, per sempre. A 111 anni dalla sua morte, qui a Upolu, l'isola principale delle Samoa occidentali, la sua eredità è ancora viva, nell'anima e nel corpo. Alexander Pawnee Cooper è infatti l'ultimo erede ancora in vita di Robert Louis Stevenson. La sorella di suo nonno, Elizabeth, andò in sposa ad uno dei membri della famiglia dello scrittore. Alexander vive qui a Samoa dagli anni 70. Questo è il vivaio in cui lavora con sua moglie. Da bambino avevo sentito parlare di Stevenson. Mio padre era un suo grande fan. Quando eravamo piccoli ci leggeva le sue storie. La storia dell'Isola del Tesoro, per esempio. Ci trasmetteva questo tipo di cultura perché queste erano sue storie scozzesi preferite. Stevenson ha provato molto amore per questa Samoa. Ha amato questa terra, la sua gente, la natura, la sua bellezza e trovò meravigliose la pace e la tranquillità di questi posti. Per me è lo stesso. Io continuo la tradizione. Io non sono uno scrittore, ma lui amava le piante, la vita selvaggia e la natura. Ed è un amore che ho ereditato da Stevenson. Il destino ha giocato strani scherzi ad Alexander, che senza saperlo ha costruito la sua casa in un luogo che lo scrittore scozzese aveva molto a cuore. Siamo non lontano dalla capitale Apia. A quei tempi Stevenson veniva spesso qui. L'isoletta alle mie spalle è Matafa Island. Lì il capo locale Matafa riunì i suoi uomini per combattere contro Maliatoa durante la guerra che si scatenò fra i diversi clan dell'isola. Tutto questo accadde ai tempi di Stevenson, che visitò spesso tutta quest'area di proprietà di un certo Bell, anche lui scozzese e contemporaneo di Stevenson. Strane coincidenze, dunque, in una parentela di cui oggi non resta tantissimo. Molti libri. E questo pezzo di legno? Questo pezzo di legno è una sequoia della California. Proviene dalla sua casa di Samoa. L'ho preso durante i lavori di ristrutturazione che sono stati fatti 100 anni dopo la sua morte. Ho preso questo legno e l'ho riadattato come attaccapanni. Ecco, questo pezzo ha circa 160 anni. Per un legno preso, una palma regalata. Questa, ma non in un giardino qualsiasi. Se potessi vedere questo luogo, ma voglio che nessuno lo veda fino a quando non avrò finito di disboscare
e la mia casa sarà costruita. Sarà una casa degna degli angeli. E quella che vedete alle mie spalle è la casa conosciuta in tutta l'isola e nel mondo intero come la casa samoana dello scrittore scozzese, la casa in cui Robert Louis Stevenson trascorse gli ultimi anni della sua vita. È la tenuta di Vailima. Oggi è un museo gestito dall'omonima fondazione. La palma l'ha regalata Alexander per ringraziare il museo della cura con cui gestisce il sito, attraverso la gente del posto, come se lo scrittore dovesse tornare da un momento all'altro. Siamo molto legati a Stevenson perché si è occupato della nostra politica e ha dato consigli preziosi per la nostra indipendenza. Noi non lo dimentichiamo e ci manca molto perché era gentile d'animo. E così adesso abbiamo cura della sua casa e del luogo in cui è vissuto. Lui è ancora molto importante per la gente di Samoa. Dentro, intanto, ogni cosa continua ad essere al suo posto. I libri, lo specchio, il paesaggio e il letto. He slept here? Dormiva qui, in una stanza separata da quella della moglie. Questo è il suo letto. E questo è il tavolino dove scriveva. Da qui ha scritto molti libri. Questa è la sua scrivania. Stevenson amava molto sedersi in questo punto e guardare alla finestra. In questa stanza, in sogno, vide che moriva. Morì all'età di 44 anni, per un aneurisma, anche se era ammalato di tubercolosi. E quando morì, i locali, per ringraziarlo, la sola notte, si crearono un varco nella foresta per poterlo seppellire in cima al Monte Vaea. Stevenson, infatti, era considerato uno di loro. Per loro si era battuto contro il potere dei colonizzatori tedeschi e a loro raccontava storie, diventando per tutti il Tusitala, il narratore di storie. They like to sit and listen to a good story. Stevenson era il narratore di storie. Samoa è sempre stato il luogo in cui si raccontano le storie. I samoani sono bravi narratori e questo piace anche a me. Mi piace ascoltare le storie anche sulla storia di Samoa. Qui le persone sono affezionate a lui perché Stevenson ripose tutto il suo amore per la vita nelle parole. Lui riportava per iscritto ogni cosa, dall'arrivo e dalle partenze delle navi piene di merci, ai tanti conflitti che qui scoppiavano. Stevenson ne ha lasciato memoria per il mondo intero. Era uno scrittore, ma anche un giornalista. È in questa veste che guadagnava i suoi soldi. Guadagnava, è vero, anche scrivendo romanzi e racconti. Ma quando si trasferì a Samoa, si mantenne scrivendo per il Chicago Tribune. Nel Pacifico Stevenson scriverà moltissimo. Dagli articoli raccolti con il titolo Nei mari del sud alla narrativa Kidnapped e The Beach of Falaisa, solo per fare qualche esempio. L'oceano è per lui una grande fonte di ispirazione. La mattinata di oggi è una mattinata come non ne ho mai viste. Il cielo in terra per la temperatura dolce, fresca, una incredibile profondità di tinte e in questo momento un gran silenzio rotto solo dal mormorio lontano del Pacifico. Non puoi immaginare quanto io mi senta sollevato. Ho l'impressione di vivere in un mondo nuovo. Samoa, intanto, ancora oggi, continua ad attirare ancora persone da tutto il mondo, sempre sulle tracce di Robert Louis Stevenson. Alex Capu è uno scrittore svizzero. È venuto a Samoa per completare il suo libro Viaggiare alla luce delle stelle, che del soggiorno di Stevenson a Samoa dà un'interpretazione tutta particolare. La cosa strana è che quando Stevenson morì, tutta la sua famiglia lasciò quasi subito Samoa, come se tutti i suoi componenti non avessero più motivo di rimanere qui, mentre prima, invece, era un continuo ripetere quanto tutti amassero Samoa. Stranamente il loro amore finì di botto, appena morto Stevenson.
Per cui la mia idea è che lo scrittore avesse una ragione precisa per rimanere così a lungo a Samoa, e questa ragione non era né la bellezza della natura, né le persone, né il paesaggio. Lui cercava l'isola del tesoro. Sì, quella che gli ispirò il romanzo che nel 1883 lo rese celebre in tutto il mondo, permettendogli finalmente di cominciare a guadagnare. E la storia adesso si fu misteriosa. Un mio amico mi ha dato questa informazione, che la vera isola del tesoro poteva esistere e molto vicino a Samoa, dove Stevenson ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. Sono venuto dunque qui per verificare e credo di aver scoperto la verità. Ho scoperto che non c'è solo un'isola, Coconut Island, vicino alla Costa Rica, in cui in molti pensano sia stato ambientato il libro, ma che ce n'è un'altra, molto vicina a Samoa, a sud. Ora si chiama Tafai, ma nel XVII secolo il suo nome era Coco Island. Ecco, io sono convinto che Robert Louis Stevenson ci si recava e da Vailima attraversava Upolu per andare a prendere la barca. Una barca veloce. La distanza da coprire era solo di 200 chilometri e in un giorno la si copriva. C'è andato e forse ha anche trovato qualcosa. Questo non posso dirlo con certezza. Forse Robert Louis Stevenson ha trovato il tesoro, il famoso tesoro della chiesa di Lima, nascosto sull'altrettanto famosa isola dai pirati che lo rubarono nel 1813. Negli archivi a Samoa, Alex Capu ha scoperto qualcosa di molto interessante. Proprio ai tempi di Stevenson, risulta che ogni 2 o 3 mesi gli abitanti di questa Coconut Island fuggissero dal villaggio in preda al terrore. E ogni volta per lo stesso motivo, uno straniero metteva i fatti piede sull'isola. E se fosse stato proprio lui, Robert Louis Stevenson, in cerca di ispirazione? La domanda resta aperta. Ma l'ultimo segreto dello scrittore è ancora Samoa. Sparsa per il mondo, invece, resta la sua eredità, letteraria e spirituale, di scrittore e di viaggiatore, capace di annullare qualsiasi distanza geografica. Serge Cherketov è uno dei più famosi antropologi francesi esperti di queste isole. Quando sono arrivato a Samoa, e parliamo dell'inizio degli 80, a quell'epoca ero molto più magro e avevo un viso molto più affilato e baffi nerissimi. Alcuni samoani, vedendomi e scherzando, certo, ma anche insinuando il dubbio, mi hanno detto: è Stevenson che torna. Se provo invidia nei suoi confronti? Beh, in un certo senso avrei voluto arrivare a Samoa come lui alla fine del XIX secolo, ma la cosa è ambigua perché avrei voluto però arrivarci con il bagaglio culturale del XX secolo e di oggi. Samoa a Roma, il principe Pier Parenzo Caffarelli ha esercitato il mestiere di medico dal 1967 al 1996 sull'isola più selvaggia delle Samoa, Savai. Questo invece è il palazzo in cui è nato. Siamo a Roma, in via Condotti. E su quest'isola di Savai non c'erano molti medici, c'era un solo ospedale, popolazione di 50.000 abitanti, che fino a quel momento avevano praticato solamente la medicina tradizionale, che si basa su erbe, massaggi, e quindi bisognava proprio cominciare da zero.
anche Caffarelli, come Stevenson, ha trovato la sua magia a Samoa, che resta ancora nel suo cuore, nonostante le migliaia di chilometri di distanza dalle isole. Io là ho trovato un sistema che non si può chiamare comunista, si potrebbe forse chiamare comunitario, in cui tutto appartiene a tutti, che dà la possibilità di vivere un po' in modo pagano, cioè si vive alla giornata. Se io non devo programmare il mio futuro, non devo mettere da parte soldi, non devo necessariamente fare carriera, io vivo proprio giorno per giorno. È il carpe diem di Orazio, che è un po' un simbolo della vita pagana. Ora, secondo me, questo ha un valore filosofico molto importante che varrebbe la pena di tenere in considerazione. L'eredità di Stevenson parla dunque ancora oggi e respira viva nelle testimonianze di chi, al Pacifico, ha dedicato tutta la sua vita e la sua ragione di essere. L'isola di Pasqua è il luogo più remoto e isolato della Terra, 173 km quadrati, un punto nell'oceano che dista 4.000 km dalle coste del Cile, di cui è territorio. Un punto piccolo, ma importante, culla per secoli di una civiltà considerata tra le più misteriose dell'umanità. La civiltà Rapa Nui, scomparsa, secondo alcuni studiosi, all'improvviso. Ma è stato veramente così? Terry Hunt è un archeologo americano dell'Università delle Hawaii. Da 6 anni scava sull'isola con i suoi studenti. E questa è la spiaggia di Anakena, uno dei luoghi più belli dal punto di vista archeologico dell'intera isola. Come vedete, anche qui le ricerche continuano incessantemente. Siamo a nord, vicino al mare, la spedizione è al culmine delle sue attività. È un Ground Penetrating Radar, GPR. La scatola rossa qui sotto è un'antenna che porta le informazioni che la macchina prende sottoterra direttamente sullo schermo del computer. Così possiamo capire cosa c'è sottoterra. È una macchina molto difficile da usare quando hai diverse ondulazioni del terreno, perché devi seguirle e spingere avanti e indietro. Adesso stiamo lavorando al terzo strato, questo, a 40 cm sotto la superficie. Abbiamo trovato ossa di topo, scaglie, ossidiana e ancora ossa di topo. Sono comunissime qui, e poi anche qualche conchiglia. Alla spedizione prende parte anche colui che ad Angaroa, oggi l'unico villaggio dell'isola, è considerato un'istituzione, Sergio Rapu, primo governatore di Rapa Nui, che in pieno scavo, proprio qui ad Anakena, ha in serbo per tutti una sorpresa. Quello che avete appena visto è un piccolo miracolo. I Moai, queste magnifiche e gigantesche sculture che rappresentano uno dei segreti più profondi dell'isola di Pasqua, hanno finalmente riacquistato la vista, riacquistando così allo stesso tempo anche il loro antico splendore. Occhi, in Rapa Nui si dice mata. Qui siamo nel sito dell'Aunaunau, sulla spiaggia di Anakena, nell'isola di Pasqua. È qui che io ho cominciato la mia attività di archeologo nel 1978 e ancora adesso qui si continua a fare ricerca archeologica.
occhi che avete visto tornare nuovamente al loro posto dopo secoli sulle accigliate facce dei Moai sono l'intuizione archeologica più importante di Sergio Rapu, che proprio alla fine degli anni 70 intuì che i Moai erano meno misteriosi di quanto si credesse e che avevano gli occhi di corallo, persi poi nella fase della decadenza. Queste statue venivano erette in modo che il loro sguardo fosse diretto al villaggio del clan che le aveva erette. Gli occhi allora sono un importante elemento simbolico e rappresentano come una presenza costantemente a guardia del villaggio. Un mistero in meno dunque per chi vuole studiare l'isola. I Moai altro non sono che raffigurazioni degli antenati. Tutti i Moai dell'isola uscivano dalla cava più importante, il Rano Rarapu. E lo spettacolo che si apre davanti ai nostri occhi una volta arrivati alla cava è a dir poco inquietante. Ci sono Moai abbandonati dappertutto, Moai non finiti, come quello che vedete alle mie spalle, l'ultimo dei Moai, giace qui da secoli. Qui a Rano Rarapu, nella cava delle statue, si ha l'impressione che sia accaduto qualcosa all'improvviso e che all'improvviso le persone abbandonarono il loro lavoro e i loro strumenti. Come testimoni abbiamo un'incredibile quantità di Moai che furono abbandonati all'improvviso, a differenti stadi di fabbricazione. Cosa è accaduto realmente qui? Molti ricercatori stanno cercando di dare una risposta. Quando però si guarda con più attenzione ai diversi livelli di erosione delle statue, ai diversi stili, ci si rende conto che molti di questi Moai in realtà furono abbandonati in tempi diversi, forse perché i locali non avevano più risorse, forse perché avevano spostato la loro attenzione su una diversa sezione della cava, magari per realizzare nuove statue. Insomma, nessun collasso improvviso. È la stessa scuola di pensiero, del resto, che porta avanti Tarian. L'idea diffusa è che il popolo Rapa Nui, a causa di valutazioni sbagliate, di comportamenti sregolati, distrusse l'isola e se stesso. Ma non è così semplice. Certo, la vegetazione scomparve e con essa le grandi palme, ma furono i topi, molto probabilmente, a giocare un ruolo importante. I topi mangiarono i semi e quindi gli alberi non si sono potuti rigenerare. La vegetazione dunque sparì, ma non fu questa a decretare la fine della civiltà. Piuttosto, la fine della cultura locale si verificò con l'introduzione delle malattie da parte degli europei, malattie dalle quali i locali non erano immuni. Furono queste malattie a falciare la popolazione locale. I primi europei nell'isola arrivano nel 1722. Nel 1871, poco più di un secolo e mezzo dopo, la popolazione locale è decimata. Gli abitanti indigeni sono solo 111, secondo i registri dell'epoca. Insomma, la teoria rivoluzionaria di Terry Hunt vede la distruzione dell'isola di Pasqua nelle mani degli europei e dei topi, che riuscirono a distruggere le oltre 16 milioni di palme dell'isola. Ma se furono i topi a distruggere l'isola, altri misteri restano aperti. Per esempio lo spostamento dei Moai. Come fu possibile, infatti, trasportare queste gigantesche statue dal peso di tonnellate? Questo Moai è interessante per il taglio della base che gli permetteva di essere trasportato. Guardate la base, non è né piatta né regolare, è curva, convessa da un lato, concava dall'altro. Questa base permetteva ai Moai di stare in piedi e di dondolare allo stesso tempo ed era sufficiente per spostare il Moai senza farlo cadere, così quando il Moai è immobile da un lato e dall'altro la pressione è su quest'angolo. E che cosa succede? Vede, qui può vedere il danno sulla base del Moai. Ecco, questa rientranza qui è la conseguenza del trasporto, è la prova che i Moai erano in posizione verticale quando venivano trasportati.
Un altro aspetto interessante è che i Moai nella cava, cioè all'inizio del loro trasporto, avevano la base scolpita in modo grezzo, mentre il resto del corpo, soprattutto le spalle e la testa, erano completamente rifiniti. Perché quando il trasporto finiva e si raggiungeva Lau, la piattaforma sacra, il Moai sarebbe rimasto in posizione verticale e si sarebbe levigata la parte più bassa della statua per eliminare ogni qualsiasi ammaccatura subita durante il trasporto. Niente corde in fibra vegetale allora per il trasporto, come a lungo si è sostenuto, nessun rullo su cui deporre le statue in modo orizzontale, né tantomeno gli extraterrestri, solo una grande abilità ingegneristica. L'isola dei misteri appare dunque sempre un po' meno misteriosa e sempre più un grande sito di ricerca archeologica e scientifica. I misteri semmai restano altri, meno conosciuti, come quello della famiglia Cardinali. Di origine italiana, visto che proprio qui nel 1897 un certo Raffaello Cardinali fece naufragio a bordo di una nave francese. Il varco? La nave fu colpita da un'onda laggiù e l'onda fu così forte che sbatté la nave fin dentro questa insenatura spezzandola. Le quattro persone che morirono non riuscirono a scendere dalla nave. Gli altri si salvarono invece perché riuscirono a buttarsi in acqua e arrivarono qui. Dei sopravvissuti, Raffaello fu l'unico che decise di fermarsi qui, nell'isola dei Moai, generando una numerosa famiglia. Per noi l'Italia è un orgoglio. Mia madre si sentiva italiana e noi siamo fieri di questo. Ma sono ancora tante le informazioni che la famiglia Cardinali oggi ignora, le origini della famiglia di Raffaello e soprattutto perché il loro antenato si fosse imbarcato su quella nave, visto che dai registri il suo nome non risulta. L'isola dei misteri, insomma, non cessa di stupire e aprire domande.